Buon pomeriggio, benvenuti a Neapolis e buon Natale. Oggi parleremo di scuola, internet a banda larga e cinema. Lavagne interattive, multimediali e altri strumenti tecnologici sono gli elementi di quella che viene battezzata Scuola 2.0. Orvieto digitale, arriva il WiMAX ed è subito record di accessi al web nella cittadina umbra che si appassiona alla tecnologia. Da YouTube a Hollywood cresce il fenomeno di giovani appassionati di cinema che trovano uno sbocco sul mercato più popolare del mondo. Record di accessi al web grazie al WiMAX. A Orvieto scoppia la passione per la tecnologia e non manca un'iniziativa singolare organizzata da un'associazione per il software libero. I bambini pattinano sul ghiaccio accanto al Duomo, le strade brulicano di ceramica e pinocchi, mentre l'automa scolpito sulla torre medievale ci fa capire che già da allora Orvieto aveva la passione per la tecnologia. Oggi è record di connessione al web nella cittadina umbra, dopo il wifi arriva il WiMAX. Che utilizza delle base station radio, quindi senza fili, ed è più fruibile perché immediatamente consente l'accesso a un internet veloce. A noi non è costato nulla, nel senso che abbiamo destinato il sito per cui l'infrastruttura verrà posata in opera, e questo è un affitto che la società erogatrice del prodotto WiMAX elargisce al comune. Oggi Orvieto, da questo punto di vista, è una città che può esprimere un'eccellenza anche come dotazione di reti tecnologiche a servizio delle attività più innovative. A Orvieto c'è un'associazione per il software libero che organizza quest'anno a luglio una caccia al tesoro. Squadre di informatici cercheranno di individuare e violare Access Point Bersaglio. Si ispira al web, qui anche l'università. Centinaia di persone dotate di un computer gireranno per la città per cercare reti wireless. Stiamo progettando un corso di perfezionamento in cyber criminology, quindi criminologia applicata al mondo del web. Per i turisti ecco lo smartphone, realizzato in una delle 10 aziende ICT della zona industriale di Orvieto, che cercano di sopravvivere alla crisi scommettendo sulle telecomunicazioni. Diciamo, la possibilità di avere una guida a cielo aperto per girare la città ed avere le informazioni in tempo reale e senza, diciamo, strumenti cartacei. Che cosa realizzate qui? Noi realizziamo, fondamentalmente la nostra mission sono amplificatori a radiofrequenza, quindi sia per sistemi di trasmissione digitale, sia per altre applicazioni, quali possono essere amplificatori militari, per lo scientifico, per il settore industriale. Abbiamo l'incarico e l'onere anche di controllare messaggi, tutti i messaggi che vengono, diciamo, inviati verso gli utenti Telecom Italia. Abbiamo sviluppato diversi client e stiamo tuttora sviluppando diversi client e soprattutto accrescendo quelli che è il nostro know-how sostanzialmente. E questo, diciamo, ci fa anche ben sperare per il futuro.